Pace a tutti e buongiorno per chi è qui per le prime volte. Scusate l'emozione. Mi chiamo Federica, ho 27 anni e sono felice di raccontarvi quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Io non sono nata in una famiglia cristiana. In realtà mia mamma conosceva il Signore, ma non aveva ancora sperimentato la salvezza. E mio padre invece veniva da una religione cattolica, ma non frequentava. E più avanti poi il Signore salvò sia mia mamma che mio padre, e così incominciamo ad andare in chiesa e a frequentare la scuola domenicale. Mi piaceva andare in chiesa, ascoltare la parola di Dio, ma più avanti con l'adolescenza. Sì, andavo in chiesa, ma diciamo che scaldavo la sedia perché fuori ero un'altra persona. Mi piaceva stare con le mie amiche e fare le cose che facevano loro. E poi quando andavo in chiesa, però, allo stesso tempo mi piaceva ascoltare la parola di Dio, o comunque andavo per forza perché i miei genitori andavano. E niente, poi crescendo. Cominciai a trovare lavoro e ho fatto le mie esperienze nel mondo, ho sbagliato. Scusate. Niente, comunque fuori, diciamo che esternamente ero una brava ragazza, sembravo una brava ragazza, ma dentro avevo un gran vuoto. Sapevo che avevo bisogno del perdono del Signore, che avevo peccato, ma non mi arrendevo a Lui, rimandavo sempre. Ma sapevo che se il Signore fosse tornato non sarei andata con Lui. E un giorno, mentre tornavo a casa, comunque io ho lavorato avevo 16 anni quando ho iniziato a lavorare, e mio padre poi perse il lavoro e comunque. E mi sentivo la responsabilità della mia famiglia e lavoravamo solo io e mia mamma. Comunque sono sempre stata una ragazza responsabile e il Signore mi ha aiutato in tante situazioni. Una sera mentre tornavo a casa dal lavoro mi ricordo che qualcosa mi attendeva a casa, ma non sapevo cos'era, però ero felice di tornare a casa quella sera. E quando tornai a casa, quello era un periodo in cui stavo leggendo assiduamente la Bibbia e comunque stavo cercando il Signore. E mi ricordo che mi inginocchiai e molto semplicemente chiesi al Signore di perdonare tutti i miei peccati e di entrare nella mia vita. Comunque una preghiera semplice ma fatta col cuore. E il Signore quella sera mi fece sentire la sua pace. Non mi ricordo quante ore stetti in preghiera, però. E mi ricordo che avevo la certezza che il Signore era entrato nella mia vita. E da quel giorno le prove non sono mancate, però il Signore mi ha dato tante vittorie, mi ha dato un bellissimo marito che serve con me il Signore, mi ha dato una bellissima famiglia, lo ringrazio. E il mio consiglio per chi non ha fatto ancora questa esperienza. Non rimandare come facevo io, è oggi il tempo della grazia. E come è scritto qui dietro, Gesù è la via, la vita e la verità. Pace a tutti.